Permettetemi di introdurre il celebrante principale della nostra preghiera di questa mattina. La storia e il cristianesimo sono due legami che uniscono i popoli polacco e ungherese da secoli. L'arcivescovo di Poznań, Stanisław Gądecki, presidente della Conferenza Episcopale Polacca, ha alimentato e approfondito questo legame. È un grande ammiratore di Józef Mincenti e ha già visitato la tomba dell'ex primate. L'arcivescovo parla spesso contro la secolarizzazione e i suoi effetti. In un'intervista Stanisław Gądecki ha sottolineato, tra le altre cose, l'importanza del congresso di Budapest, che è l'Eucaristia che sostiene la Chiesa e la sua vita. Riferendosi alle parole di Papa Francesco, ha spiegato che la Chiesa e le singole chiese non sono un supermercato, ma come un ospedale da campo, la presenza costante dell'Eucaristia che guarisce tutti. Con questa fiducia vi invitiamo alla preghiera del mattino. La musica per le lodi sarà fornita dalla scuola corale ungherese Kodály Zoltán, diretta da Ferenc Sopson, accompagnata da András Virág all'organo. Vi auguriamo una giornata ricca di grazie e di belle esperienze. Deus in adutorium meum intende. Omnia, adiuvandum meum.
Virgo Sacratissima.
A shoot shall come out from the stock of Jesse. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà delle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza, di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. From the human hearts always flows hope. For the prophet Isaiah, such hope was closely related to the Davidic dynasty. Therefore, the prophet foreshadows that time, thanks to the birth of King Hezekiah, son of King Ahaz, this ruler, endowed with the gifts of the God Spirit, would bring a paradisiac order
to God's people. He will bring justice and peace. He will do this not only in Judah, but all over the world. He shall reign from the sea to sea, from the river to the end of the earth. With this justice of his reign, he will help to resolve social life's irreconcilable contradiction. Then the world will live with the lamb. The baby shall play by the whippers' den, and the child laid his hands on the other sleigh. Later, the book of Sirach will make the following comments on this messianic vision. Every man, every living being keeps close to its own kind, and people associate with their own kinds. Is a wolf ever allied with a lamb? So the sinner with the righteous? Indeed, the prophet historical hopes for the righteous rule of King Ezekiah were fulfilled. He carried on the first great religious reform in Judea. Egli realizzò la prima grande riforma religiosa in Giudea. Colui che rimosse gli altri luoghi, frantumò le colonne, abbatté la cera e frantumò il serpente di bronzo. Egli rimase fedele al Signore e non si allontanò mai dal seguirlo, ma osservò i comandamenti che il Signore aveva dato a Mosè. Il Signore era con lui, ed egli riuscì in tutto ciò che si era prefisso di fare. Cosa ci insegna questa storia lontana? Primo, che mentre il mondo di solito cerca di garantire la pace preparandosi alla guerra, c'è una soluzione più saggia. Isaia ci incoraggia a costruire la pace cambiando la mentalità umana. Solo quando le nazioni verranno in spirito sulla cima del Monte Sion, quando la legge di Dio raggiungerà il cuore delle persone e sarà messa in pratica, l'umanità conoscerà la pace che ha sempre atteso e sognato. Solo allora gli strumenti di guerra saranno trasformati in strumenti di pace, le spade forgiate in aratri e le lance in falci. L'odio sarà distrutto, ci sarà lo shalom, cioè la pace messianica, che non sarà semplicemente l'assenza di guerra, ma l'armonia dell'umanità con Dio, degli uomini tra loro, dell'uomo con la natura. In secondo luogo, questo racconto ci insegna che tutta la dignità dell'autorità umana deriva dal fatto che essa svolge i suoi compiti nei limiti dell'ordine morale, la cui fonte e fine è Dio, l'autorità, per il suo necessario riferimento a quell'ordine che la precede e la sottende. Per i suoi fini e i suoi destinatari non può essere intesa come una forza determinata da criteri puramente sociologici e storici. Alcune concezioni purtroppo arrivano a negare l'esistenza di un ordine morale trascendente, assoluto, universale e ugualmente vincolante per tutti. E dove la stessa legge di giustizia non è rispettata da tutti, gli uomini non possono sperare di giungere ad un accordo aperto e completo sulle questioni vitali.
Questo ordine non ha sussistenza se non in Dio. Staccato da Dio, deve necessariamente disintegrarsi. Tuttavia, il Nuovo Testamento va oltre il profeta Isaia. Riconosce il vero compimento della profezia di Isaia solo nella persona di Gesù Cristo, che dice di sé: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Oggi questo passo della Scrittura si è compiuto nel vostro udito». Cristo è il Messia unto dal Padre, che solo ha la pienezza dello Spirito Santo, rivelata nella sua azione 7 volte. Solo Lui ha la pienezza dello Spirito Santo. Quanto ai santi, essi non ricevono la pienezza del suo Spirito, ma della sua pienezza. Ad uno è data per mezzo dello Spirito l'espressione della sapienza, ad un altro l'espressione della conoscenza, dallo stesso Spirito. È Cristo, guidato dallo Spirito Santo, che rifiuta ogni forma di violenza come mezzo per raggiungere questi obiettivi. Non griderà, non griderà, non farà sentire la sua voce per strada. È Lui che porterà la pace attraverso un amore misericordioso, senza limiti, arrivando fino allo spargimento del suo stesso sangue per i nostri peccati. Con la morte e la risurrezione del nostro Salvatore, tutte le nazioni hanno iniziato un pellegrinaggio senza fine verso il Monte Sion, cioè verso la Chiesa da cui risplende la luce del Vangelo, che insegna a fare la pace attraverso l'amore misericordioso. Ed ora in poi, nella Chiesa, possiamo attingere alla pienezza di Cristo in ogni Eucaristia. San Bonaventura insegnava che Cristo sia presente nel sacramento come segno non presenta difficoltà, ma che sia nel sacramento veramente, come in cielo, presenta la massima difficoltà. E quindi, credere questo è la cosa più meritevole. Il nostro incontro con Gesù non può limitarsi ai momenti passati nell'Eucaristia. Dobbiamo vivere la Messa ogni giorno. Dobbiamo sforzarci di rendere la nostra vita veramente eucaristica, cioè un ringraziamento, e le nostre azioni testimoniano il Gesù che portiamo nel cuore. Se non c'è prima un vero cambiamento nel cuore, fare la pace tra i popoli sarà sempre solo un sogno. L'armonia sociale e la pace tra le nazioni saranno in pericolo finché ogni persona e ogni gruppo non inizierà a servire Cristo. Senza la conversione del cuore, la pace sarà a rischio. A causa dei limiti naturali delle strutture economiche, politiche e sociali, la pace sarà minacciata a causa dell'egoismo personale e dall'orgoglio umano, che hanno un effetto negativo sulle strutture sociali. Questo è confermato nei tempi post-apostolici dall'esperienza di San Giustino Martire, che scrisse nella sua Apologia: «Da Gerusalemme 12 uomini uscirono per il mondo. Erano incolti e senza alcuna abilità nel parlare, ma per la potenza di Dio proclamarono ad ogni razza di uomini che erano stati mandati da Cristo per insegnare a tutti la parola di Dio. E noi,
perché prima eravamo abituati ad ammazzarci a vicenda, non solo ora ci asteniamo dal fare la guerra contro i nostri nemici, ma anche per non mentire o ingannare coloro che ci interrogano, moriamo volentieri, confessando Cristo. Quindi, la profezia di Isaia parla in definitiva di Cristo, ma per similitudine la tradizione della Chiesa l'ha poi applicata anche a Maria, della cui nascita si è giunti a parlare in termini analoghi alla nascita di Cristo. La nascita della madre era una copia della nascita del figlio. Noi, tuttavia, riconosciamo che la Santa Vergine Maria è la verga della radice di Jesse, dice Girolamo. L'odierna festa della Natività della Beata Vergine Maria ci ricorda che in ogni persona, anche dopo essere diventata adulta, anche quando diventa genitore o anziano o assume una posizione di responsabilità, in tutto questo l'identità del bambino rimane nascosta. Ognuno di noi è figlio di qualcuno e questo ci ricorda sempre che non ci siamo dati la vita da soli, ma l'abbiamo ricevuta. Il grande dono della vita è il primo dono che abbiamo ricevuto. Rivedete ancora una volta, cari figli e figlie, la storia della vostra vita, esortava Papa Pio XII. Non vedete forse l'intreccio delle grazie di Dio? Se ci riuscite, potete pensare: Maria è entrata in queste grazie, i fiori sono sbocciati e i frutti sono maturati nella mia vita. Grazie al calore di questa Signora, ardente come il sole. Rallegriamoci dunque della festa di oggi. Oggi è stato eretto il tabernacolo del Creatore dell'universo. Oggi la creazione prepara, per la potenza del piano incomprensibile di Dio, una nuova dimora per il Creatore, diceva Sant'Andrea di Creta. Celebriamo insieme la nascita di Maria, nostra madre, perché siamo tutti suoi figli. Celebriamo la nascita della madre di colui che è diventato la nostra pace. Celebriamo la nascita della madre della pace. Amen.
fecit avit et fecit redemptionem plibis suae. Omnibus libus nostrum.
Rivolgiamo la nostra loda e la nostra supplica a Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza. Verbo eterno, che a Maria, Vergine sapiente, hai insegnato a scegliere la parte migliore, aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna. Salvatore del mondo, che per i meriti della tua redenzione hai preservato tua madre da ogni contagio di colpa, conservaci liberi dal peccato. Hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi. Liberaci dalla corruzione del peccato. Precepti salutaribus moniti e divina istituzione formati, audemus dicere: Pater noster, es in cibis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Istuis quesumus Domine, celestis gratiae munus impertire, ut quibus beate virginis partus extitit, salutis exordium nativitatis eius festivitas passis tebuat incrementum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et in saeculum. Adutorium nostrum in nomine Domini. Vivit in cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domine. Deo gratias.